Eccoci qua, mancano 10 minuti all'inizio della trasmissione, non so cosa aspettarmi, soprattutto dopo le dichiarazioni che ha fatto credo il presentatore, non mi ricordo neanche più il nome, dicendo insomma, di mantenere la calma, che chiaramente questo è un inizio per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni riguardo a questa nuova console e a quello che saranno poi i prodotti e i giochi che andremo a giocare nel futuro. Quindi al momento mi aspetto poco, ma qualcosa di pesante, qualche bombetta, anche solo quei pochi titoli con qualche specifica meglio spiegata, eccetera. Qualche bombetta, devo dire che mi aspetto qualche bombetta. Mi aspetto di rimanere tipo sbalordito da quello che vedo a livello tecnico, chiaramente, perché insomma, quello che fa la nuova generazione, ad ogni nuova generazione, è sempre stato quello di: oh mio Dio, ma quindi è questa la grafica? Poi in realtà l'inizio della nuova gen, per quanto sia sempre un passo avanti, è proprio l'inizio è proprio poco se paragonato a quello che si fa a fine della stessa gen, a livello di sfruttamento dell'hardware, eccetera. Quindi sono proprio curioso di vedere come si evolverà questa nuova generazione a livello proprio tecnico, ma non solo, a livello di possibilità. A livello di possibilità per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, per quanto riguarda cosa riusciranno a fare con gli open world e con le interazioni, con i ricaricamenti grazie agli SSD, e tutte queste cose che secondo me andranno a aiutare lo sviluppo di videogiochi, come diceva anche Phil Spencer, tra l'altro, riguardo appunto lo sviluppo e migliorare il lavoro dello sviluppatore, quindi ridurre i tempi probabilmente. Vedremo, non lo so, non si sa. Al momento io mi sono munito di uno yogurtino, che ormai è già finito, però lo mangio perché è buono. Il succo d'ananas, che però ormai è quasi finito. Cristo, e lo bevo perché non ho fatto danno, giuro, ancora qua dentro. E lo bevo perché è buono. Una torta a mele e caramello. E la mangio perché mangio perché è buona. Non mi fa cagare, però è buona. Ed è l'acqua. L'acqua è immancabile. Non fa niente cagare. Vabbè, la mangio lo stesso. E dell'acqua perché è giusto così. Però bevo. Mancano 8 minuti. Direi che a questo punto lascerò andare, taglierò e poi ci rivediamo quando manca un minutino alla presentazione. A dopo. Sto per iniziare. Oh, mi ero dimenticato. Stavo registrando. Vabbè, finisco. Faccio come YouTube anch'io. Ah. Finita. Basta. Faceva veramente schifo, però si mangia. E quindi si mangia. 25 secondi. 23. Ringrazio Chiaro di Luna, che è diventato follower in questo momento, anche se non è apparso il messaggio. E credo che sia su Twitch, perché non mi pare di averlo visto su YouTube. Comunque, grazie mille, Chiaro di Luna, in diretta. Diretta, tra virgolette, sto registrando. Ma stiamo iniziando. Inizia. Vediamo cosa aspettarci da questa meravigliosa presentazione. Ok, iniziamo. Già subito un trailer. PEGI 18. Ah, no, penso che sia l'evento per. Ok, Inside Xbox. Ma ricominciamo questa musica. Va bene. Dai, intanto controllo un attimo i volumi. Hey Non si sa everyone, mai. this is Aaron Greenberg from Team Xbox. I'm excited to be Caro coming to you here Greenberg. live from my Ce l'ho kitchen. come amico, se I'm non sbaglio, drinking su non-stop Xbox Live. drinks out of the Non ci ho world's mai fastest, parlato. most powerful fridge. We're moments away from a key, so we know you're wondering what's going on Il with this world. frigorifero. These guys are Me ne innovating sono accorto now around the world. adesso. Che We're doing bello il this. frigorifero. Non ci avevo mai We're fatto doing this caso. more Il than Blade, you. We cominciamo. know you've got Che more bello than sto you trailer, have to ragazzi, do, che è so stato. I'd like to Mamma mia. welcome Le the head of Xbox espressioni. Game Studios, Matt Booty, to tell us a little more. Like Double Fine, Ninja Theory, and Obsidian. Woo! Whoa. Matt, it feels like close to Halo 10 years of games, Infinite, July, nuovo Forbidden Halo. Wonders, Enterprise is big Molto for me. curioso al riguardo, For anche se you, non sono it's sicuro che becoming sia more più per me exciting. I can tell quel you we're titolo, at però work every week between now and then to deliver vedremo. to our fans. Ok, Inside Xbox, incominciamo. Qualche video, qualcosa. Xbox. Mi piace questa.
come hanno fatto l'apertura. Sperando che poi non duri tantissimo la first look. Ok, Xbox Series X gameplay. Attenzione, gameplay. Sono molto curioso, mi avvicino perché ho lo schermo piccolo qua. Porca di quella miseria. Every game you're about to see is being optimized for Xbox Series X. Ok, quindi con quei giochi che stiamo a vedere sono ottimizzati per la console nuova. Quindi in teoria stanno facendo vedere dei giochi Xbox One. Ok, vediamo. Producer, director, ok. Ok, ci sono in engine. Ok. Là. Per adesso sembra molto interessante, ma devo un attimo. Mi sembra molto. Mi sta saltando l'audio tipo a manetta. Spero che non sia così anche per voi. Ok, molto carino, interattivo, come cosa. Non amo queste scene particolarmente caotiche, perché solitamente servono a dare sì atmosfera in quell'istante, sì in quel momento, ma in realtà generano troppo caos che forse non avremmo voluto. Poi magari dico una cavolata, sono l'unico nel mondo, però vedrei. Ah, ok, non stavo capendo, ma la DeLorean. Ok, quindi sezioni più stili di gameplay. Abbiamo visto sezioni, insomma, mini combattimento lì. Ride Memory Infinite. Vai, mi. Beh, sì. Bene. What Non. you just witnessed was bright. World Premiere. Vediamo. Ok, capture in engine e dai, di nuovo. Basta sto engine, fate vedere il gameplay, fate vedere la grafica. Un gioco davvero. L'engine in engine è quando è tutto potenziato perché non è una scena in cui controlli realmente il gioco. Quindi al momento anche questo mi sembra molto attuale. Nulla di esaltante. Cioè, non brutto, però. Io non sono purtroppo per i giochi di guida, quindi sta iniziando molto male per me questo Inside Xbox, però, nel senso. Una console che ha forza come gioco d'auto principale è un punto di forza interessante, davvero potente. Vabbè, Dirt 5, ok, immaginavo. Va bene. Non so, non sono soddisfatto al momento, non è una cosa che mi intriga così tanto. Attenzione! Subito di colpo qualcos'altro. In engine footage, che palle però. Fatemi vedere del gameplay, da cose vere. Ah, questa sembra una cosa carina già comunque. Xbox Game Pass. Attenzione, questa arriverà sul Game Pass. Altro servizio che continuerà sicuramente con la prossima generazione. Io sarò felicissimo di approfittarne se comprerò Series X al lancio, perché sono ancora indeciso. La comprerò comunque prima o poi, perché è una console che voglio, perché le voglio sempre tutte, ma al momento sono ancora indeciso se fare tutti questi sacrifici per questa console al lancio. Vedremo. Purtroppo la One non mi ha dato grosse soddisfazioni, non come pensavo. Quelli sembrano i giganti di Attack on Titan. Beh, allora. Sembra. Non so perché, ma mi ricorda molto Alien. Anche se probabilmente non c'entra nulla, però come tipo di direzione mi ricordava molto Alien. Non riesco a capire, se è qualcosa che conosco già e non me ne sto accorgendo, sarei deluso da me stesso, però non mi sembra di. Cioè, la direzione artistica mi ricorda tante cose, ma non riesco a identificare o qualcosa che identifichi un gioco che già esiste o che già conosco. Vediamo, magari qualcosa di nuovo. Ok, che schifo. Bello però. Che schifo, ma bello. Bello schifo. Apri l'occhio. Cos'è Aizen? Ah no, è la donna.
Scorn. Nel senso che dà una cragnata. Ok, capito. Beh, però, vabbè, non lo so, non si capisce nulla. World Premiere. Ma così, un'altra secca? Grazie, mi piace questa cosa che fanno così. Mi piacciono molto. Oh, attenzione. Deep Silver. Faigo. Vediamo. Al momento non sono ancora così sorpreso. Questo, se non ho capito male, erano delle scene. Beh, questa qua stava scoprendo una cutscene, però. Ok, questa dovrebbe essere scena di gameplay. Un mix, chiaramente, però. Ok, interessante sta cosa, che tocca la navicella come se fosse una cosa viva. Finirà con noi. Chorvs. Come si legge? Chorvs. Rise as One. 2021. Va bene, non so. Al momento interessante, ma finisce lì. Vediamo. Madden. What's up? Vabbè, è una cosa che non mi interessa assolutamente, però comprendo perché il pubblico americano è fuori di testa per i Madden, è giusto così, nel senso è il loro sport più. Poteva anche mettersi un paio di pantaloni, magari, però. Vabbè. Non glielo dirò comunque mai da vicino, mi dà uno schiaffo e mi ammazza praticamente 6 volte. Mi toglie 6 vite. Ma che bello, mio Dio. Ok. Ok, però questa mi piace perché, boh, è il cuore dell'appassionato retro gamer. Ok. L'evoluzione di cosa è successo. Quindi in teoria stanno per dire il classico passaggio. Oh mio Dio, guardate cosa sarà nella next gen. Oh mio Dio. Sono molto curioso. Vediamo se sarà così realistico o no. Mi aspetto tantissimo dai picchiaduro nella prossima generazione. In qualunque tipo di grafica vogliano farli. Ma se la fanno realistica alla Mortal Kombat, tra virgolette, realistica, sono davvero curioso. Perché sono curioso di vedere che effetto farà a noi, non a livello tecnico, basta. Perché potrebbe anche la violenza così cruda, davvero realistica, potrebbe crearci qualche, sai, qualche disagio. E sono curioso di vedere chi si spingerà oltre e chi no. Ok, quindi in buona sostanza stanno dicendo che quel titolo che hanno fatto vedere sarà ancora per l'attuale generazione, ma che sarà ottimizzato per la Series X. Quindi per adesso ci saranno comunque un giro di titoli, come immaginavamo tutti, che usciranno molti piattaforme, cross-gen, sia Xbox One, quindi PS5, PS4, PS5 e Series X, che saranno semplicemente ottimizzate per la nuova piattaforma. Vediamo come. Io voglio vedere come. Perché già solo il fatto di avere l'SSD, ragazzi, è un invito a comprarlo per la piattaforma nuova, no? Tanto lo dobbiamo fare il passaggio prima o poi, quindi why not? Allora, ci sono un sacco di publisher che a quanto pare contribuiranno allo sviluppo dei giochi, ovviamente, tra i quali vedo anche Sega, Konami, Koei Tecmo, sono molto, molto. Vabbè, Capcom, Bungie, Bethesda, insomma, ce ne sono un sacco, ovviamente, immagino quasi praticamente tutti, quindi va bene così. Manca veramente solo Nintendo e PlayStation. Ok. Non si zanna mai. Vediamo. Attenzione. Smart Delivery. Questo cos'è? Ma è coso? Cavoli. Abbiamo giocato. C'era il. Happy Fuel. Ah, mi ricordo. Sembrava lo stesso stile. Ok, sti trailer così mi piacciono sempre un sacco. Ok, questo è. Fa molto Mamma perso l'aereo, però non in quello stile. Un po' diverso. Ancora questa generazione, comunque, eh. Per adesso io ancora non l'ho visto sto salto, eh. Dai, dai, stupiteci. Sembrava ballasse. Ok.
Però signora. Ok. Beh, sembra bella la mossa con la spazzata così. Ok, cominciamo di nuovo. Ma non è che. Ah, ok, ma sai che io lo stavo. Ok. Non l'ho capito subito, giuro. Cioè, sono sincero. Però lo stavo riconoscendo, ma non ho giocato Vampire, quindi non ho riconosciuto lo stile delle mosse del gioco. Beh, sembra carino. Chissà se riuscirò mai a giocare quell'altro, What have you done? What have you done? Che cosa hai I've traveled so fatto? very far to find you. Xbox Game Pass, che figo però il It's paesaggio. Guarda che strange that your bello com'è. trail ends here. The very island of my dreams. Bello. Io le cose più When fantasy you c'è poco da fare, mi rapiscono di più. left, Vediamo. I was withering away. Ok, è molto cupo alla fine in realtà. Beh, un sacco di ambientazioni. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength Un'isolona, again. quindi. I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within, whispers of things long forgotten. Ok, molto dungeon. Will we be Bello. forgotten too? What did you find here, Harry? Call of the Sea. Sono interessato. Chissà, vedremo. Credo sia un viaggio, una storia, comunque una cosa narrativa, però con la risoluzione di enigmi, è una cosa. Boh, da qualche ora, però interessante. Game Pass, quindi. Andiamo. Curve Digital. This is, Allora. or was, the Ascent Group main metropolis. Ok. Like you, most people have contracted their entire lives away to get here. Workers or indents, slaves in all but name. Scatta un po' l'audio. Ok. Sembrava molto di più. Beh, però a livello di effetti è interessante. Molto carino, molto curato. Guardate com'è viva la città sotto, nonostante sia uno sfondo alla fine, un fondale. Ok, un sacco di skin o armature, non so. Credo cooperativo. Work together, ok, sì, worker, ok. Boss. The Ancient. Ok. Boh, mica sparare proprio a manetta. Secondo me però i big se li tengono o per la fine o ne sparano proprio solo un paio. Adesso ho appena detto ci sarà una roba mostruosa, vedrai. Attenzione. Kojima. Perché ogni volta che vedo una chiesa, una cattedrale, adesso la devo associare a un Bloodborne? Ormai è proprio una cosa che mi è entrata in testa perché le vedi e le vuoi. Non è che le inventate Bloodborne, però. Medium. Sono quelle cose che mi ispirano un sacco, però poi alla fine non vado mai a giocarle perché c'è troppa roba e quelle sono quelle robe che sai passano un po' in sordina. Mi dispiace un sacco perché magari sono tutti titoli validi e io non riesco a approfittarne per mancanza di tempo, a volte voglia semplicemente. Ah, in development, ok.
sia lo stesso di prima, no? Quello che ho fatto vedere adesso. Ok. Quindi comunque è un'avventura esplorativa. Non credo open world, ma non lo escluderei. Non credo comunque, mi sembra più... Che figo. Una cosa un po' mentale anche. Devo togliere sto pad da qua, se no continua a far rumore, vaffanculo. Boh, finita lì. Non dite troppo, sennò è un po' un casino. World Premiere, ok. Questo messaggio di indie. Che figo che è. Come sono fatti, madonna. Ah no, attenzione. Attenzione. Perché mi ricordo un sacco? Cazzo. The others have arrived. Have arrived. Arrived. Andatemi. Ok. Che stile. Mi ricordo un attimo Dragon Eater. Però non credo, dai. Until now. I'm Yuito Sumeragi. E voilà. Sono sempre questi personaggi che, oh mio Dio, sono diventati potenti in qualche modo e c'è qualcosa di meraviglioso. Io devo ancora giocarmi Code Vein. Bella la musica. Ok. Vabbè, un altro action in quello stile, sembra molto interessante. Non riconosco il compositore, questo mi dispiace perché di solito mettono Goscina. Non mi sembra lui. Anche se ste botte di pianoforte, non lo so. Però non ha. Non c'ha carattere questo teaser. Dai, fate vedere qualcosa. Exterminate, ok. Il treno era viola, come se potessi interagirci in qualche modo. C'era anche il suo potere, viola. Ok. Che figo. Scarlet Nexus. Vabbè. Cosa devo dire? Sono interessato perché mi piacciono come fanno i giochi, quindi va bene. World Premiere. Comunque, di nuovo, ancora di questa generazione. Assolutamente, non c'era niente di next gen in quel gioco. Vediamo questo. Bello il paesaggio, quantomeno. La Systemic Reaction. Bello di nuovo il paesaggio, molto anche. Non mi dire, non mi dite. Mi, per un attimo ho pensato a Turok. Madonna, ho pensato a Turok per un attimo. Stavo veramente morendo. Kill them all. Vi giuro che ho pensato a Turok. Non sembra Turok, però. Visto i dinosauri. Spara tutto con i dinosauri, Turok. Invece, magari. Ma è Orde, però. Che figo. Second Extinction. Reclaim Earth. Ok. Mi intriga. Speriamo che impasse. Ok. 10 minuti, schedere. Ok. I love it, pleasure. Ok. He always be. Believe, ok. Io ho abbandonato la serie troppo presto, porca miseria, vorrei giocare davvero tutti, però... Che palle, una ne ho di vita. Are? Ok. Poi li adoro, c'hanno un umorismo che è veramente fantastico, e sono fatti proprio bene, cioè... You need to die. Ok. Olè. Eccolo là.
Che figo, boh. Sono proprio bravi, cioè. Ma che bello era. Mamma mia. Like a Dragon. Sono curioso. Però di nuovo so già che non lo giocherò in fretta, cioè arriverà chissà fra qualche anno. Negozio, che dico, ciao. Yo. Beh, dai, sono curioso di vedere questo trailer. No, ancora no. Bella la musica. Invece è già Valhalla. Siamo di nuovo. Odyssey a me non è dispiaciuto, devo essere sincero. Non è un giocone della Madonna, però mi è piaciuto abbastanza. Se, diciamo che se la direzione presa è quella, ma riescono a migliorare tutte quelle che sono le debolezze di quel titolo, ripetitività, eccetera, sono molto contento. Ok. Dai, non scattare adesso audio. Cioè, il video che sta un po'. Ma... Assassin's Creed. Valhalla. Dai. Attenzione. Ma. Few titles command the respect and fandom that the Assassin's Creed series has gone. Io spero solo che non riciclino troppo spesso le loro idee, perché va a finire che poi vai a giocare un altro gioco praticamente identico, tra mille virgolette, non voglio poi alzare la folla, soltanto in un'altra location, quindi fate qualcosa in più, fate qualcosa in più. Thank you for watching. Vabbè, è andata così. Allora, che dire? Innanzitutto tolgo un attimo la cosa, così non vedete più sta roba. Aspettate. Che dire? Soddisfatto? No. Abbastanza per niente. Perché mi aspettavo qualcosa in più. Cioè, avevano detto di stare calmi con le aspettative, perché chiaramente era una prima presentazione, poi in futuro bla bla bla. Però in realtà di grosso, a parte l'interessante medium che ho scoperto poi avere Akira Yamaoka come composer, ed essendo un horror... Horror più Akira Yamaoka... Silent Hill, quindi brividi, e quindi ora sono molto più interessato di quanto già non lo fossi durante il reveal. Per quanto ci siano dei giochi a me che non interessano, quindi come Dirt e altre cose del genere, non mi interessano, ma va bene. C'è Vampire, che mi è piaciuto quello che ho visto, ma non ho giocato il primo, quindi va a finire che poi non lo gioco perché volevo giocare prima l'altro. E una cosa o un'altra, Valhalla, che dire, pensavo di vedere molto di più, in realtà si è visto ben poco. È intrigante, ma finisce lì, è un trailer che... può piacere, ma non vado a saltare in giro per aria, anche perché dopo quello che mi sono mangiato prima che razza si muove, però comunque vabbè, quello è successo. E cos'altro? Non ho visto niente di così esaltante. Delle cose fighe ci sono, delle cose belle sono state, alcune cose che sembravano indie ma in realtà erano interessanti. Quello sviluppato da una sola persona era interessante, perché appunto uno ripensa che l'ha sviluppato uno solo, però poi in realtà quello che si è visto è un gameplay abusato in vari generi, rimesso da una persona sola in un'ambientazione diversa e molto molto caotica, molto molto, metto tutti gli effetti che posso così almeno sembra tutto figo, non lo so, a me non colpisce troppo, però ripeto, può essere interessante. Che dire, per il resto direi che basta così, non ho altro da aggiungere. So, ho editato un po' tutto il video, quindi arriverò alla fine. Se avete goduto della reaction vi invito chiaramente a mettere un like, se volete condividere, se no non importa. Iscrivervi al canale, quello è importante però, perché sto portando un sacco di contenuti, quindi pian piano mi piacerebbe avere sempre un po' più persone che seguono la cosa. E fatemi sapere appunto cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video. In questo weekend magari faccio uscire una top di qualcosa, adesso vediamo se mi invento qualcosa.